Si parla spesso di politica, di quello che dovrebbe essere, fare, di quello che invece non è e non fa. Ma quando vennero costruite le basi della grandezza di Roma, che oggi tutti conosciamo e ammiriamo, come funzionava la politica? Senti cosa scrive Indro Montanelli nella Storia di Roma, un altro video postato un anno fa, ma più attuale che mai, e non solo per i romani. Ci vediamo tra pochissimo. Intanto, solo chi era sopravvissuto a 10 anni di esercito poteva entrarci in politica. Il primo gradino era quello di questore, che una volta avuto l'ok dall'assemblea centuriata, la Camera dei Deputati dell'epoca, aiutava i magistrati più alti a controllare le spese dello Stato e ad investigare i delitti. Dopo un anno, il questore poteva candidarsi a edile. Se l'assemblea lo bocciava, non poteva più presentarsi a nessuna carica per 10 anni, sennò diventava praticamente un assessore, visto che era responsabile di tutti gli edifici pubblici o di pubblico interesse, compresi acquedotti e strade. Gli edili ce n'erano 4 e la carica durava un anno. Finito l'anno, stesso passaggio all'assemblea, ci si poteva candidare a pretore, carica altissima. I pretori erano più o meno presidenti di tribunali e interpreti della legge, ma quando scoppiava la guerra andavano a combattere sotto i consoli. All'apice del cursus honorum, il corso di onore, c'erano i 2 posti da censore. I censori venivano eletti per 5 anni, perché ogni 5 anni c'era la denuncia dei redditi. Erano loro a stabilire quanto ogni cittadino doveva pagare di tasse e quanti anni era tenuto a passare nell'esercito. Indagavano segretamente sui precedenti di qualsiasi candidato a qualunque ufficio pubblico, sorvegliavano l'onore delle donne, l'educazione dei figli, il trattamento degli schiavi, potevano anche cacciare via i senatori che si dimostravano indegni del ruolo. Nonostante l'enorme potere, però, in generale, i censori dell'età repubblicana si dimostrarono all'altezza. Soprattutto c'erano i 2 consoli che avevano in mano il potere esecutivo. In teoria almeno uno di loro doveva essere un plebeo. In verità però gli stessi plebei sceglievano sempre un patrizio, mica perché era nobile, ma perché sapevano che solo uomini molto istruiti e con una bella esperienza alle spalle potevano garantire di saper guidare lo Stato in mezzo a problemi sempre più complicati. E quindi quali sono le cose più interessanti di tutto questo pezzo di storia? Per prima cosa che la politica era un onore altissimo, mentre oggi ha una reputazione bassissima e spesso i migliori se ne tengono alla larga. Poi il ruolo fondamentale della competenza. Solo i più preparati potevano occuparsi della cosa pubblica, quindi dell'interesse generale. C'era poco spazio per l'improvvisazione, anche a costo di eleggere persone che non appartenevano alla propria classe sociale, che magari non avrebbero fatto gli interessi di chi li aveva voluti. Per finire, il complicato sistema di selezione, severissime, di verifiche e controlli sull'operato di chiunque avesse responsabilità politiche. Un'arma a doppio taglio, che però indica come la priorità assoluta, in fondo, era sempre o quasi il funzionamento e il futuro di Roma. Bene, tra un paio di mesi si vota in tante città d'Italia. L'augurio è che possano essere elezioni in cui finalmente si tornerà a dare la giusta importanza a fattori come competenze, meriti, criteri di selezione, insomma, che sapremo prendere ispirazione dall'intenzione dei nostri antenati, da quello stesso spirito, noi romani e non solo.